Si torna a parlare di quest'area, si torna a parlare perché sembra che si muova poco o niente. Infatti la preoccupazione nostra è proprio questo, che di fatto non si sta muovendo niente. E come avevamo asserito sin dall'inizio, che l'essere veloci nel ripristinare i locali per ricominciare le lavorazioni sarebbe stato derimente per il futuro di questa azienda, la nostra preoccupazione è che di fatto ad oggi non siamo ancora riusciti a ripartire con tutte le lavorazioni. Ci sono ancora delle lavorazioni che vengono eseguite sull'altra sede di Telis a Roma e che Telecom sembra ci abbia detto che vuole riportarle nel Canavese, ma di fatto non c'è l'opportunità perché non ci sono i locali. L'ostacolo è la Prelios? L'ostacolo è anche la Prelios, ma se noi diciamo che se oggettivamente dopo mesi e mesi di trattativa non si riesce a chiudere un contratto di affitto con la Prelios, ci sono altre realtà dove sarebbe possibile ubicare Celtel, Telis in questo momento, e siccome è così importante ripartire, noi quello che facciamo è spingere l'azienda affinché riesca a trovare soluzioni alternative ai locali di Scarmagno. Più passa il tempo e più la situazione diventa difficile, quali sono le possibili strategie adesso? Ma io credo che sindacalmente parlando, almeno per quel che mi riguarda, noi dobbiamo avere un obiettivo molto territoriale. Io credo che nell'incontro che noi avremo in regione il 7 di ottobre, credo che sia importante chiedere alle istituzioni soluzioni locali, imprenditori locali, a questo punto l'intervento di Finpiemonte a livello territoriale è un'operazione che scorpori nuovamente i dipendenti di Celtel dal gruppo Telis in modo da avere le attività qui sul territorio. Territorio vuol dire territorio canavesano, quindi che sia Scarmagno, che sia nelle zone limitrofe, ma che le attività rimangano qui, che ci sia imprenditori in grado di poterle mantenere, e ovviamente la richiesta che faremo all'istituzione è quella di intervenire su Telecom e su Olivetti per continuare a mantenere le produzioni su questo territorio e non altrove. Tra l'altro con una complicazione, che viste le operazioni societarie di Telecom non vorremmo che, come dire, operazioni verso la Spagna fossero poi solleticanti anche su attività di questo genere. Queste sono attività del luogo, devono rimanere nel luogo per dare da lavorare a queste persone. Che cosa si può dire ai lavoratori invece preoccupati o ancora a casa o in cassa integrazione? Beh, è chiaro che il nostro primo obiettivo è quello di evitare, come dire, che ci sia sfilacciamento da parte di tutti. Si stanno creando situazioni per cui chi è dentro a lavorare in qualche maniera viene visto male rispetto a coloro che sono fuori in cassa integrazione, e questo non è positivo. Il nostro obiettivo è quello di uscire da questo impasse, soprattutto per ridare speranza. È un lavoro e un futuro a tutti i dipendenti, non solo a coloro che lavorano o a coloro che sono fuori in cassa integrazione. Insomma, questo sito sembra non poter ridecollare dopo questo incendio, si può fare qualcosa? Io penso sempre che si possa fare qualcosa, in questo caso la disponibilità delle aree come da 6 mesi a questa parte non è ancora data, la società Prelios non ha ancora risolto i problemi contrattuali con Celtel né con Wirelab, quindi al momento la situazione dal punto di vista delle aree è ancora bloccata. C'è un problema di finanziamento delle aziende, specialmente Celtel, che è in questa grave difficoltà dopo l'incendio. Insomma, si può, noi lo vogliamo caparbiamente, siamo ancora qua dopo 6 mesi a chiedere che si faccia, perché 216 lavoratori di Celtel e 42 lavoratori di Wirelab aspettano una prospettiva di futuro. E non è pensabile che in Canavese non si riesca a costruire le condizioni perché questo problema venga risolto. Faccio notare che gli impegni a lavorare in questa direzione sono arrivati da tutte le parti, dagli enti locali, tutti i livelli, dall'azienda, però a oggi non siamo esattamente fermi a 6 mesi fa. Il problema è che il tempo che passa distrugge le basi di una prospettiva industriale, viene a mancare l'humus, si può dire, cioè si riduce il fatturato, aumentano i costi, proporzione, i lavoratori si scoraggiano, e tutto diventa più complicato. Quel che sembrava il 19 di marzo, cioè una prospettiva di riprendere in tempi rapidi, con l'impegno di tutti, oggi non si è realizzata, ma questa non è una sconfitta per noi, perché noi siamo ancora qua a dire che non potremo accettare di perdere queste aziende. C'è bisogno di fare di più. Abbiamo chiesto con questa assemblea un incontro alla regione, sembra che il giorno 7 di ottobre andremo a parlarne. La regione si è presa tanti impegni, io spero che
ci aiuti a trovare una definizione conclusiva di questa vicenda. Considera che in questo momento queste persone, come tante altre, certo, ma sono in cassa integrazione da 6 mesi. Carico dello Stato, scaricando il costo economico anche sul territorio, persone che hanno ridotto le spese, che stanno lasciando dietro il mutuo, stanno lasciando dietro l'affitto di casa, stanno ritirando i figli dall'università. Queste condizioni sono intollerabili quando c'è il lavoro che aspetta di essere fatto. Questa situazione è intollerabile perché non è la mancanza di lavoro che l'ha determinata, ma un incendio, un fatto, come si può dire, imprevedibile. E sul fatto imprevedibile che si poteva intervenire prima, ma non è mai troppo tardi. Oggi vogliamo che tutti rientrino al lavoro.